Sveglia, sveglia, bella addormentata, dormi ancora? Questo sì che ti sveglierà. Vai! Oh? Oh? Ma è necessario? Cos'è poi quello stupido coso? Puoi correre, ma non puoi nasconderti! Ah, preso! Grazie, stivaloni di gomma. Ora la smetterai di suonare. Ti piace la nuova sveglia? Mua. Ora preparati per andare a scuola. Da dove cominciare? Ah, sì, la pipì. Almeno posso sedermi. Ah, che freddo! Brrr. Ok, devo solo scaldarlo un po'. Con un aiutino, ovviamente, e naturalmente anche questo. Ecco, ora sembra molto più comodo. Ora sì che ci siamo. Dai, su, facciamo questa cosa. Ah, che sollievo. Ehi, è finita la carta igienica. Nessun problema. Ecco come posso pulirmi. Devo soltanto riempirlo. Adesso resta soltanto una cosa da fare. E ci vuole un pochino di pressione. Sembra che stia funzionando bene. Ora proviamo. Che bella sensazione! A posto! Con te ho finito! Guarda che disastro, però! Un po' di olio di gomito e tutto andrà a posto! E questo coso contiene anche il sapone! Ancora un po' di olio di gomito! Visto? E lo sporco si scioglie! Fatto! Ora non mi resta che scaricare! Addio, schifezze! Non mi mancherete! Ottimo! Ora la parte più importante della mia routine. Cominciamo dal mio gattino spremi dentifricio. Spremerlo dal tubetto è troppo difficile. Mi serve tutta la mia energia per lavarmi i denti. Fantastico! Non devo dimenticare di sciacquare la bocca. Ecco perché tengo sempre un bicchiere a portata di mano. Ah, che bella sensazione! Quanto schifo sulla lingua! Devo pulire per bene subito. Ma ci voleva proprio. Cos'è questo odore? Oh, ora capisco. Ancora altro schifo. Stamattina andiamo di male in peggio, ma non starò qui con le mani in mano. Devo usare l'artiglieria pesante. Ed ecco qui quel che ci vuole per aiutarmi. Raccolgo. Setaccio. Fatto. Eliminato, o quasi. Addio. Ah, che buon profumo questo caffè! Un aiutino magari? Forse una faccina simpatica? Adoro quando il mio caffè mi sorride, chissà se è anche buono oltre che bello! Girare, prego! Una vera delizia! Adesso sotto con la colazione! Le uova sode sono ricche di proteine! E ora aspettiamo! Perfetto! Vedi quelle bollicine? Significa che l'acqua sta bollendo e grazie al mio timer potrò bollire le uova a puntino. Ora della colazione! Magari affetto un po' questo coso. Facilissimo, ma forse ci vuole un'altra cosa. I pomodori, ovvio! Nemmeno mi serve il tagliere! Non dimentichiamo il mio condimento preferito. E un bel bicchiere di spremuta d'arancia fresca, chissà quanto succo ci sarà qui. C'è un solo modo per scoprirlo. Wow, che profumo divino! E non serve neanche lo zucchero! Questa sì che è una ricca colazione! Gina! Oh, la colazione è pronta, mi sa. Non ho tempo per questo. Così andrà bene, giusto? Quasi! Oh! Sempre male alle dita in questa casa! Ma ecco chi terrà le mie dita al sicuro. Visto? Adesso sono davvero al sicuro. Ah, splendido! Grazie per la colazione, sembra tutto buonissimo. Aspetta un momento. Mi sa che ho un problemino qui. Per fortuna ho il mio stuzzicadenti. Fatto. Oh, ma guarda che disordine. Però non c'è motivo di agitarsi, conosco un rimedio semplicissimo. Giusto? Basta fare così col piatto e le setole puliranno via la sporcizia. A me non resta che sciacquare il piatto.
Divertiti ad asciugarti, piccolo piatto. Con i bicchieri la faccenda è più complicata. Ma non mi lascio intimidire. Non quando ho con me questa cosa, una bella pulita e il bicchiere torna splendente. Visto come brilla? Perfetto! Ah! Oh, ehi, quasi dimenticavo! Ora ti mostro questo trucchetto! Ottimo in particolare per chi è goloso come me, perché terrà tutti i dolcetti in ordine in un posto solo. E questo qui sarà perfetto per le bibite. Niente fuoriuscite, tutto chiuso al sicuro, ideale per portarlo sempre con te. Ecco qui, così non ti verrà fame. Tieni, tesoro. Beh, sarà meglio che inizi a vestirmi. Che cosa metterò oggi, mi chiedo? Forse qualcosa di colorato? O qualcosa di carino in denim? È tutto così vecchio, me ne serve un paio nuovo. E ci vuole qualche stampa simpatica. Calzini nuovi, venite da mamma. Li adoro. Che ne pensi, micetto? Ti mancherò oggi, sì? Ma lo sai che anche tu mi mancherai, sei il mio adorato gattino peloso. Sei il mio per sempre. Ehi, aspetta! Oh, l'amore non dura mai. Oh, almeno mi ha lasciato un ricordino, ma non è un problema. Ecco che cosa userò per pulire tutto. Un paio di passate e tutto a posto come prima. Si può usare per così tante cose. Poi quando è pieno, basta svuotarlo. Sembra quasi ci sia un intero altro gatto lì. In effetti, ho avuto un'idea. Guardate. Un paio di movimenti ben precisi. Ed ecco qui, il mio nuovo gattino. Non è carinissimo, guarda. Adesso non ti sentirai più solo, visto? Ok, che cosa manca? Certo, devo truccarmi. Oh, che schifo, qualcuno l'ha masticato. L'hanno masticato davvero. Mi toccherà usare questo allora. Solo un po' del mio fondotinta preferito e questo coso farà il suo dovere. Ecco qui che gira e lavora per la mia bellezza. Molto meno faticoso per il mio polso. E sono un vero schianto. Ora qualche ritocchino. Ecco che cosa mi serve. Ma non è soltanto un cotton fioc. Visto? Il lucida labbra è pronto all'uso. Questo colore mi sta da favola. Ah, vorrei baciarmi. E finalmente sono pronta ad uscire. Ma non senza le mie cose. Così dovrebbe bastare. Oh no, dove ho messo i miei auricolari? Ah. Beh, è risolto subito il mistero. What? Pensa forse di potermeli rubare. Papà! Oh! Mi ridai indietro i miei auricolari? Oh, è questi? Oh, ma certo, tesoro. Grazie. Ma che cos'hai nelle orecchie? Davvero disgustoso. Oh, mi dispiace, è da qua. Te li riporterò come nuovi. Ho un trattamento speciale per loro. Così tutto quel cerume schifoso sparirà. Molto piacevole questo lavoro, non pensi? C'è anche un pennello. Ecco, puliti come nuovi. Wow. Meglio così? Wow, sì, grazie. Ciao. Ah, ora che ci sono solo io, è ora di darmi alla pazza gioia! A che servono gli auricolari quando ho delle cuffie come queste? Vai così! Vieni, paperella, è l'ora del bagnetto! Ma che? È chiusa! Ah, dobbiamo aspettare, piccola! Ah, ma quanto ci mette? Oh, ho quasi finito! Ah, bella pulita, sì! Sono pronta a cominciare questa giornata. Finalmente! Ok, adesso è il mio turno. Tu, paperella, fai la guardia all'asciugamano. Ah, ci voleva Oh no! La saponetta! Oh, il dito!
Oh no! Ci è mancato poco. Ah, stupida saponetta, volevi uccidermi? Devo assolutamente fare qualcosa. Ho una spugna e un taglierino, giusto? Comincio tagliando il lato della spugna e adesso ci metto così la saponetta. Ah, benissimo, come volevo. Adesso la spugna è insaponata ma non scivola. I capelli miei stanno bene, ma devo fare qualcosa per l'alito. Forza, lo so che ne è rimasto ancora un po'. Sì! Quasi! Quasi! Dai, sta succedendo! Ah, sto solo perdendo tempo. Ecco del nuovo dentifricio. La quantità perfetta. Mi sento già rinfrescata. Tutti puliti. Crisi scongiurata. Starò facendo tardi? Buongiorno. Devo solo spazzolarmi i denti e sarò pronta. Del nuovo dentifricio. Sarà sicuramente una buona giornata. Sarà abbastanza? È così ipnotizzante. Non immaginavo ce ne fosse così tanto. È un'esplosione di menta! Annie, che stai facendo? È esploso il tubetto di dentifricio! Ah, dammelo! Non è così che si lavano i denti. Dimenticati dello spazzolino, devi usare questo qui. Vedi? Ti mostro come fare. C'è ancora un sacco di dentifricio. C'è solo una cosa da fare. Nella mia bocca? Com'è facile! Va tutto bene? Grazie, mamma, guarda, niente mani! Non voglio, lasciami andare! Devi andare in bagno, tesoro. Come vuoi. Cos'è stato? Ehi, tata! Rimettiti sul vasino! Ma non è giusto! Ah, aspetta, non di nuovo! Che vuoi? Non possiamo continuare così. Ti lascerò pensare, a dopo. Deve esserci qualcosa che posso fare. Oh, so cosa fare. Che schifo, non lo mangerò. Preferisco giocare con questo. Eh sì, guarda cosa ho io. Hai fame, signor fenicottero? Ecco qui. Oh, ti piace? Wow, mangia per davvero! Ma devi andare in bagno? Non può essere, devo vedere! La farà davvero? Mettiti comodo! Proprio così e datti da fare! Stavi per scoppiare, eh? E non hai ancora finito? La sta facendo veramente! Voglio farla anch'io! Brava, ragazza! Puoi andare, io starò bene. Siamo solo io e te, signor fenicottero. Che ragazza intelligente. Oh, ma che cosa ha mangiato? Mi punge gli occhi. Oh, ho ancora sonno. Se lavo i denti forse mi sveglierò. Tanto vale andare anche in bagno. Così risparmiamo tempo. Forse dovrei tornarmene a letto. Oh, ma che cavolo! La tavoletta è alzata e stavo per caderci dentro! Tu! Vieni subito qui! Oh, eccomi! Sono qui, che c'è? L'hai lasciata alzata! Oh, dici sul serio! Basta abbassarla prima di sedersi, semplice! Ma io non voglio toccarla! Sì, fa schifo in effetti. Forse hai ragione. Aspetta, però quello spazzolino mi ha dato un'idea. Che cosa? Beh, tieni, prendilo. Allora, mi servono spazzolino e colla. Ne metto una goccia sotto le setole così. E adesso lo fisso alla tavoletta in questo modo. E adesso è una specie di maniglia, vedi? Cavolo, è un'idea geniale! Ah, molto meglio. Oh, che bel sonno. Ma è meglio che mi prepari. Inizierò lavandomi i denti. Oh, la nonna ha usato di nuovo tutto il dentifricio. Per fortuna ce n'è ancora qui dentro. E ora aspetterò. Mi nasconderò e la coglierò sul fatto. La vasca è il posto perfetto. Ma devo fare silenzio.
Penso di sentirla. Oh, ho l'alito pesante. Cosa avrò mai mangiato? Eccola. Farei meglio a lavare i denti. È così lenta. Fammi fare qualcosa mentre aspetto. Ci siamo quasi. Ancora qualche metro. Oh. Ecco, finalmente. E ora puliamoli bene. Oh, dov'è il dentifricio? Ah, devo solo spremere un pochino, ancora un po'. Ahem. Beccata, voglio dire. Sì, mia cara? Qualcosa non va? Consegni il dentifricio. Dovresti usare questo dispenser, sai? Il dentifricio va in cima. Poi lo attaccherò al muro. Quando spingi la leva, esce la quantità giusta di dentifricio, vedi? Che piccolo ma utile gadget! E ora per un po' di divertimento? Spero che tu abbia bisogno di un nuovo look, Sofia. Tranquilla, so cosa sto facendo. Lo adorerai! Stai benissimo! Ehi, Sofia, svegliati! Che c'è? Ah, i miei capelli! Che cosa hai fatto? Non ti piacciono? Che succede qui? Oh! Guarda cosa ha fatto! Non preoccuparti, ricresceranno in fretta. Allora, ascolta, Cheryl, non puoi fare queste cose, non è bello, tua sorella è arrabbiata. Oh, lo so, ho una cosa per te. Puoi averlo? Ah, grazie! Di nulla, tesoro. Ci giocherò. E io vado a fare un pisolino. Com'è eccitante! Toglierò questo piccoletto, metterò la plastilina qui dentro. Penso che sia pronto. Ora spingerò la leva. Wow, i suoi capelli stanno crescendo. È fantastico! Com'è buffo! Wow, l'adoro! Adesso ti taglio i capelli. Com'è bello! Dobbiamo tagliare qui. Forse dovrei usare il rasoio. Ora va meglio. Sì, sei calvo. Mi è venuta un'idea. Mi serviranno delle vere forbici. Non muoverti, nonna. No! Ehi, come va? Come buffa. Giusto, mi sono dimenticata di essere in bagno. Cavolo! Non riesco a credere a quello che vedo. Oh, stavo per aprirla. Avrei rovinato tutto il tablet. Aspetta, la pochette! Ecco la soluzione. Ci infilerò il tablet. Così, devo assicurarmi che sia ben chiusa. Dove posso metterla, però? No, qui non ci sta. Aspetta! Scusami, accappatoio, mi serve questa gruzza. La appenderò qui e ci aggancio la pochette. Perfetto, adesso posso guardare i video. E posso anche divertirmi mentre mi lavo. Ah, credo di essere un vero genio. Il nemico si avvicina, devo mettermi al riparo. Piu, 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 piu. È ora di fare il bagno, tesoro. Dobbiamo renderti bello e pulito. No! Granata! Non fare il furbo con me! Aspetta, mi è venuta un'idea! Rendi il bagno più divertente riempiendo una ciotola con bicarbonato di sodio e succo di limone. Poi aggiungi del colorante alimentare. Vogliamo che sia colorato. Dopodiché versa dell'olio d'oliva e mescola per benino. Alla fine ti troverai con una miscela come questa. Perfetto! Riempi uno stampo con la miscela. Usa diversi coloranti alimentari per creare colori originali. Spingi il composto nello stampo in modo che sia ben compresso. Ripeti con un secondo stampo e attaccali insieme. Toglili dagli stampi e avrai una bomba da bagno fatta in casa. Jared, guarda che cos'ho! Eh? Oh, giochiamo! Piu, piu! Piu, ti prenderò! Stai indietro, mamma! Mi nasconderò qui dietro. Ed ecco la mia arma segreta. Wow!
Guarda, mamma, l'acqua sta cambiando colore! Mi piace tantissimo! Eccone un'altra, tesoro! Oh, sta facendo le bolle! È incredibile, mamma! Voglio fare il bagno tutte le sere! Bravo, ragazzo mio! Huh? Già mattina, sono così assonnata! Oh, ma che freddo! Brr. Ok! Va bene, riproviamo! Oh, che dolore! Perché il pavimento è bagnato, dovrò asciugarlo dopo essermi vestita? Adoro questa canzone! Sì! La 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 la! Oh, dai, ma non è possibile! Sarà uno di quei giorni! Ehi, mamma! Forse dovresti usare questi! Per cosa? Aspetta! Non è affatto una cattiva idea, tesoro! Li stenderò a terra e li collegherò insieme! Sono così colorati! Ma che bello, mamma! Un ultimo pezzo! Fatto! Ottimo lavoro! Acciù! Oh, scusa, mamma! Tranquilla, è facile da pulire adesso! Grazie, mamma! Quindi posso far cadere le cose sul pavimento? No, non farlo, tesoro! Disegnare è bellissimo! Che carino! Devo rimanere dentro le righe! Tesoro, indovina! È il momento del bagnetto! No, non voglio! Sto disegnando! Scusami, devi fare il bagno, tesoro! No, lasciami stare, mamma! Sei così forte? Forse c'è un modo per entrare nel bagno. Questi pastelli possono essere utili. Tesoro, guarda cos'ho! Oh? I pastelli, li voglio! Vieni a prenderli! Pastelli! Ok, ecco qui! E adesso posso disegnare un sacco di cose belle! Mi piace il bagnetto, guarda, mamma! Non mi piace. Molto meglio. È il momento di uscire? No, non mi va. Voglio rimanere qui. Oh, ancora. Ti amo, signora unicorno. Ciao, tesoro, è ora di andare a letto. Forza, su. Mamma, gli unicorni! Niente scuse, è tardi. Va bene. Ti tolgo il cerchietto da unicorno. No! Ok, allora buonanotte. Notte, mamma. Oh, è buio. E qui vivono i mostri. Ah! Stai bene? Che cosa c'è che non va, tesoro? Era buio e credo di aver visto un mostro. Va bene, la mamma è qui. Prendi un po' di latte. Ti farà venire sonno. Grazie, mamma! Com'è dolce! No, non farlo! Salvami, signor unicorno! Come ha fatto questo ad arrivare qui? Aspetta, mi è venuta un'idea! Metti una busta perforata trasparente sopra il disegno. Noi useremo un unicorno. Comincia a disegnare l'unicorno sulla plastica. Dovrebbe essere facile da ricopiare. Non devi essere un artista esperto per riuscirci. Una volta finito, liberati dalla carta. Disegna un quadrato su una scatola di cartone e ritagliala. Attacca la busta trasparente alla scatola con del nastro adesivo e assicurati che sia ben attaccata. Adesso prendi una torcia e mettila all'interno della scatola. Chiudi la scatola e adesso decoriamola! Aggiungi un po' di vernice fluorescente a un barattolo di vernice bianca così! Sembrano uova, eh? Mescola il tutto per bene! E adesso spegniamo le luci! Diventiamo artisti! Sarà sia un bel dipinto che una luce notturna! Non andare di fretta, vogliamo che sia perfetto! La proiezione sul muro rende tutto più semplice! Sta venendo bene? Forse dovrei fare la pittrice.
Penso di aver finito. Questa qui non mi serve più. Cosa ne pensi? Wow, mamma, l'adoro! È meglio che mi addormenti, sono stanca. Che bell'unicorno! È rotta! Mamma! Ah, sto arrivando! La mamma è qui, tesoro mio. Che cosa c'è che non va? La canna da pesca è rotta! La mamma sa cosa fare, disegnerò dei pesci su questo mestolo. E... nuota, pesciolino! Un cuore per il mio bambino adorato! Mamma, la vasca è piena di pesci! Woo! Guarda, ho dei tatuaggi! Sei la migliore! Non è ancora pulito. Molto meglio, mi restano solo i pavimenti. Che cosa? Quanti capelli! Che schifo! Mi sto per sentire male! Questo nuovo condimento è così gustoso! Come hanno fatto i capelli a finire qui? Non ho più fame! Ah, aspetta un attimo! Non può essere! Come possono esserci tutti questi capelli? È come se qui ci vivesse una qualche creatura pelosa! Finiranno mai? Vengono da quassù! La stanza di Annie! Devo capirci di più! Questa storia dei capelli deve finire! Annie? Cosa? Non può essere! La mia Annie! È lei la creatura pelosa! Annie? I tuoi capelli sono ovunque! Ah, non vedi? Mamma, sei impazzita? No, il problema qui sei tu! I tuoi capelli, in realtà! Ma sono tutti nella spazzola e non so come pulirla. Sai, penso di sapere come fare. Quello è un pettine? Usalo per togliere i capelli. Vengono via, non vedi, tesoro? Wow, non posso credere che abbia funzionato! Non ti stai dimenticando qualcosa? Questo cambia tutto. Ecco perché mi chiamano Super Mamma. Avanti! No, 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 no! C'è qualcuno in casa? È la porta! Papà! Salve! Papà! Qualcuno ha detto qualcosa? Boh, probabilmente non era nulla. Fammi leggere, allora. Ehi, so che c'è qualcuno! Ah, ma andiamo! Ah, va bene, apro io. Ci è voluto un bel po', comunque sia, salve. Ho una proposta da farle, acquisti questa bellissima padella. Non mi interessa. Che ne dici di questa aspirapolvere? In casa polvere non ce ne sarà più. No. Ok, mi piace una sfida. Guarda questo detergente. Le tue orecchie e il tuo naso saranno così puliti, provalo. Wow, grazie. È fighissimo. Ottimo, ora la ricompensa. Oh, giusto. Ecco qui. Ah, stai scherzando? Ehi, non chiudere! Non vedo l'ora di provarlo. Spero che funzioni, ora lo provo. Ah, fa il solletico! Mi piace! Aspetta, ho un'idea! Vieni qui, papà! Che c'è? Sta fermo! Che stai facendo? Fidati! Ecco che cos'hai nell'orecchio! Che schifo! C'è tutto quello lì dentro! Non va affatto bene! Devo andare! Ah, che bel gadget! Ah, adoro quando sogno il gelato! Sarei rimasta a dormire per sempre! E lo stavo per fare! Come ho fatto a dormire così tanto? Devo prepararmi per la scuola! Manca poco! Preso! E immagino di non poter indossare il pigiama, no? Questo andrà bene! Sì! Direi di sì! Come faccio con i capelli? Non ci sono degli elastici?
No, non li vedo. Ehi, ma posso usare questo? Forza! A me! Oh, l'ho allungato! Adesso come faccio? Non voglio saperne niente. Accidenti! Forse posso usarlo lo stesso. Ma non riesco a renderlo abbastanza stretto. Sono senza speranza. Ellie? Questa cosa è totalmente inutile, mamma. Lascia che ti mostri un piccolo trucco. Hai solo bisogno di un po' di calore. Guarda. Un po' di calore lo farà restringere. Vedi? Si sta trasformando. Questo dovrebbe renderlo di nuovo elastico. Vedi? Adesso è di nuovo elastico. Tieni. Grazie. Sì, penso di poterlo usare. Ciao, coda di cavallo. Adesso posso finalmente andare a scuola. Annie, il tuo zainetto! Oh, ciao! Hai mai usato anche tu gadget come questi? Quale ti è piaciuto di più? Condividi il video con gli amici ed iscriviti al canale per altri video divertenti come questo qui.